Oggi una bella passeggiata per il centro di Firenze. Dopo tante cose, almeno ci vediamo una bella città, piccolina, ben conformata, con tante attività, e magari ci mangiamo pure una cosa, sai? Assolutamente sì. Poi sto bel sole. Ci ha detto bene, va. Per una volta può essere che nessuno ci minaccia. Una foto, mi prego. Posso farmi una foto? Certo, vai. Certo, mi prego, regà. Qual è la parte più caratteristica del centro di Firenze? Vabbè, questa è Santa Maria Novella, questa. Quanto è bella. L'abbiamo raccontata, abbiamo visitata. Per una volta voglio fare anche un video tranquillo di questi che passeggi, no? Speriamo che finisca tranquillo. Sì, senza che qualcuno ci dica tranquillo. Niente. Perché le esperienze pregresse a Firenze... Non sono state le migliori. Però intanto partiamo che Firenze è pulita, dai. Rispetto a Roma, io la trovo pulita. Ma qui faceva dimora Giuseppe Garibaldi nel 1867. Oh, mica poca cosa, Mazzo. Peccato che mo è chiuso, forse dai tempi di Giuseppe Garibaldi una sistematina andava data. Mi dicono che a Firenze c'è il Lampredotto. Se lo compriamo. Che cos'è il Lampredotto? Un pezzo di stomaco del vitello. Sei contento? Sì, io. La cucina. Io mangio l'intestino, mangio l'interiore, mangio tutto. Le famose diete di Firenze, qui sono solo hotel e ristoranti in pratica. La chiesa di Santa Maria Novella. Che ha visto? Grande. Ciao. Grande. Grazie. Chi? Sei, hai detto singolare. No, sei persone siete, sei. Cioè, e poi io, la Mattia, terza cosa? Nelina. Le cascine, beh, Firenze senza le cascine. Io voglio andare alla sorbetteria. Chissà, c'hanno solo sorbetti. E attenzione. Tiè, oh, occhio, questo c'ha Lamborghini rosso. Questo se gli scappa. Questa. Ah, è donna. No. Ciao, grande. Grande. L'ho visto. Te sei cialone. Cialone. Guarda, sto a venire a aprire il locale, hai visto? Ma cialone. Cialone. Ti saluto e basta. Ma per la foto non è che... Guarda, c'è cialone. Cialone, la cialata. Oh, finalmente. Dal 1979 che stai qua. Eh sì, c'avevo 6 anni. Mi è arrivata la posta. Tocca pagare. Allora ragazzi, apro tra poco, perciò tempo di cucina a due cose, mi venite a trovare. E poi ci mangiamo una cosa. Vinaio, quindi si beve pure. Oh. Si beve, si mangia e si sta in allegria. Si calone. No, com'è? Ci com'è? Cialone. Cialone. Quindi non è la prima C, ma la seconda. Come funziona? C'era la strascicata della C. Ma di quale C? Perché Cicalone c'era. Cialone. Quella dopo. Ma se invece c'aveva solo una C, la prima. Cicalone. Era Ialone. Cialone. Ciao. Vuoi fare un selfie? E poi c'è la un selfone, vieni. Mette il video, questo. Pialo. Vieni. Tanti al locale mio, così almeno faccio un po' di pubblicità, che mo l'ho comprato. Belli come il sole, vai. Grazie. Vieni. Stasera grande inaugurazione, eh. Voglio tutti quanti. Aspetta, metti di mezzo, io faccio. Vai. Aspetta. Dove sta? Grande. Sì, halone. Dove Simone quando lo vedi? Cialone. Domani lo vedi. Sì, halone. Dalle ore 6 alle 21 e la si apre. Stasera grande inaugurazione del Cialone. Signori, vengano, signori. Pagnottelle per tutti. Chi non viene c'ha le corna. Oh. Andiamo, va. Apro dopo. Oh, guarda, è aperto. Hai aperto, ce l'hai detto. Sì. Non è che ti hanno rubato? Ma che mi hanno rubato dentro? Guarda, c'ha 4 stelle e mezzo Cicalone. Guardalo. Metti, ma che ho vinto nel 2022. Siamo noi Cicaloni. A lui Cicalone. So io Cicalone. Io sono quello originale col marchio depositato. Tu. Te sei quello di YouTube. Sì. Cicalone tutti mi mandano. Tutti mi mandano nel ristorante vostro. Quello ha fatto la pubblicità, sì. Il peposo. È un cavallo.
è lui quello ha detto il più numero uno. Numero allora, vogliamo sapere una cosa, com'è sì, il nome Cialone? Cosa risale? No, perché voi vi chiamate Cicalone? No, Cicalone sarebbe due donne insieme, sono due Cicalone. Però da dove deriva veramente questo nome? Non lo so. Non lo so. A Roma Cicalone deriva dal film d'Alberto Sordi, L'americano a Roma, sì, dove c'era Carlo Delle Piane e io gli facevo state zitto a Cicalone. Ah no. Cicalone. Vale a dire, due ragazze come lei, una è una cicalona, due sono cicalone. Due cicalone. Ah, è femminile. Vedi, due cicalone. Cicalone! Grande. Come... Siamo già stati. Quello sta bene. Vale Cacine, siamo già stati. Ecco, siamo messi bene. Ecco il cicalone. Ecco. Cicalone, ciao. No, però... ci vorrebbe la Corinne ora. Chiamala la Corinne. La chiamo? Ciao, io sono Cicalone originale. Ciao. Vedi, li ha già nutriti. Vieni a cena. Ci abbiamo il treno. No. Sì. Dolce. Accanto il ciò. Guarda un po' buono. Ciao, piacere Mattia. Sì. A Firenze. Guarda, c'è un ristorante. Ti disturbiamo, stai facendo un video, possiamo chiederti una cosa. Certo, guarda, potete mandarla all'Alessandro. Guarda, cicalone al cicalone, secondo me è top. Ciao. Vedevi da vivo, è incredibile. Sei più grosso. Ma a Firenze, tra me e te, ma io ti direi io, guarda. No, Dio. In proporzione, perché lui dicono che sembra più grosso. Ti chiamavo. Okay. Vabbè, ma lui è più grosso, è normale. Sì. No, al bambino. A lei non frega nulla della foto? Ma no, anche a lei. Ce la fa? Ah, c'è, vediamo, ce la fa. Scusa, La fusione dei cicaloni. Cicalone e cicalone. Esatto. Se i due vanno a Marihazzi di Roma. Ah, funziona, non è che ci ne ho. Ma mio figlio ti segue dall'Irlanda. Ah. Parliamo, che ti vai alla stazione Termini. Bravo, Io non dico parolacce. Poino. No, sono loro che dicono le parolacce. Grazie, c'è Franco, facciamoci una foto con loro. Ciao, grazie. Venite, scendete. Ciao, saluto. Ci volete 3 centimetri. Vai. Grazie. Sono aspetta, anch'io, ci voglio essere anch'io. Vai, sto per i ragazzi. Che scelta, le va via. Noi fa un'altra. Fatta, vai, facciamo un'altra pure con loro. Alla grande. Vai. Con lui sì, lui è quello sì. Grazie mille. E che? Sono due domodossole e ci hanno beccato qua a Firenze. Capito? Ciao, cari. Se volete venite qui al mio ristorante tutte le sere. Assolutamente. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. Portali a vedere la faccia a quello di Nardella. Andiamo dal sindaco. Oh Nardella! Oh, dove tu stai? Mostro, ci voglio parlare io col sindaco. A sindaco! Devi parlare in napoletano, perché lui è napoletano. Ah, è napoletano? Beh, Nardella è un cognome un po'. E come avete fatto a eleggere un sindaco napoletano, voi fiorentini? Curiosa sta cosa. È vero. Bella storia. Ma da quant'è che come se a Firenze, Roma però eleggono un sindaco milanese? Da quant'è che vive qua però? Non tanto. Ah, da poco? Belle queste vie. Ma qui con la macchina, oltre a non si parcheggia, non si passa, spero. Veramente no. Poi qualcuno che passa si vede sempre. Comunque, tanti turisti stranieri che vengono a visitare la bella Firenze e la trovano anche ordinata, bella, tranne se vanno alle cascine e se vanno alla stazione. Invece volevo dire una domanda di contratto. Ciao. Quello di TikTok, è lui, arco cane. Possiamo fare una foto? Ora che tu io mi prendo la bici. Due. Invece al contrario, no? Essendo Firenze meta turistica, forme di non rispetto del turista della città? Un po' tutte, diciamo, purtroppo il turista viene qui, come vedete anche voi, insomma. Strilla come abbiamo fatto strilla, noi. Vabbè, poi sporca perché non è educato. L'abbiamo buttato.
sporca, e poi non c'è il rispetto fondamentale, il rispetto per i monumenti, come anche a Roma è successo da poco. Ma Firenze è successo? È pari a zero, scrivono sui muri, si buttano, si rinfrescano dentro le fontane e tutto quello che poi è. E poi vedo che bevono i turisti. Bevono qua, poco, ma ancora non è nulla. Ma quello è giusto. Ma quello è presto. Quello quando si può. Scusa. Ma il problema è chi non regge poi l'altro, il problema è quello. Quello sì, quello può essere. Perché poi la sera si vedono le cose più movimentate, più incasinate qua. Ci sono i bagni pubblici da qualche parte? No. Firenze, diciamo, il 99 dei bagni pubblici è chiuso. Sono tutti, sì, per quello la città, la culla del Rinascimento, diventa un bagno pubblico a cielo aperto, perché la sera la gente. Bello qua, ammazza, guarda che figata. No, 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 no. Com'è, ci calo buono? No, oh, guarda, mamma mia, giusto per... Ma fichi, pure al mais. Fichi, tanto un po' di energia. Buono. Ma questa è la zona dei musei però. Anche. Guarda, guarda che bello questo. Questo è Palazzo Strozzi. One. Conteggio. Two. Three. Diciamo questa è la zona. La parte di quella del negozio. Ma scusa, ma che c'è? Sta un altro uguale, guarda. Oh. Stessa posizione di quell'altro. Ma che è proprio una scuola di pensiero. Guarda. La persona che sta a terra a fare mosse, la stessa posizione. Sì. È una strategia come quelli che tu vedi d'estate ai semafori col cappotto senza niente sotto, che in realtà hanno i pantaloni tirati su e ti sembra non c'hanno niente sotto, capito? È un sistema. Comunque questo sembra un po' la via del Corso di Firenze, no? Sì. Questi tutti marche via rinomate, esatto, via condotte. Innanzitutto l'anello con la quale io ho fatto la proposta di matrimonio. Il matrimonio, quindi possiamo fermarci anche qui. No. Diciamo che questo è uno scenario tipico di Cicalone, per gente miliardaria che viene qua e fa acquisti da Louis Vuitton, Dior, esatto, Dior, Vuitton. Amberi, che bello, quello è il pastore tedesco belga, bello, bello. Ma quello fa adesso che santi che fa quello. Sì, ma no, quello c'ha, quello non c'ha dei denti, c'ha una tagliola. Cioè quello... Ma poi fa dei salti, sembra... Quello se morde quello ti stacca via tutto. Mm. Questo quanto è snello? Malinois mi sembra si chiama, che è il nome della cittadina dove viene incrociato. Comunque sono rimasto totalmente traumatizzato, tra virgolette, delle esperienze passate, che come vedo una persona che potrebbe sembrare qualcuno delle cascine, tipo l'ansia che da dietro ci dà una bastonata quando li incrociamo. Oh, ma che bello qua! Oh. Ma tu ci hai mai avuto un'aggressione, Matteo, Simone? Ci hai mai avuto un'aggressione? Fui da piccoli, che ne so? Nei video. Da piccolo, sì. Che ti hanno fatto? No, me volevano rapinare. Niente dopo. Oh. A Firenze non andare al Porcellino. Ma chi è il Porcellino? Qui. Dietro. Dai. Andiamo al Porcellino, dai. Via. Non li fa accarezzare anche il naso, Pure il naso. Perché cosa dice lì, c'è? Che tradizione porta fortuna. Se riesci a mettere la moneta dentro la grata, senza farla battere, proprio direttamente. L'usanza è porta fortuna. Ti si mette la moneta in bocca, ti si appoggia e si lascia. Ti posso appoggiare questi tanto che c'è la busta che sono pieno. La grata. C'ho lo zaino già a carico. Vedi dove hanno aperto l'Apple Store, eh? Abbiamo sempre in mente... Come si chiama sta piazza? Repubblica. Piazza Repubblica, eccola qua. Mazza, bella proprio. Grande. Qui c'è le poste centrali di Firenze. E quel campanile che si vede dietro, che cos'è? Campanile. Quello è il campanile 18. Guarda che roba. È il Duomo, sì, il campanile è il Duomo. Ah, quello, il campanile è il Duomo. Quel cosetto bucato che c'è da Roma, come si chiama? Quello si chiama Anfiteatro Flavio. Detto volgarmente Colosseo, per via di una statua di Nerone che era posizionata lì davanti,
che viene chiamata il Colosso e da lì il Colosseo. Quanto ma in realtà non c'ha nulla da che. Quanto mi piace! Queste sono le auto elettriche. Mai toccare le auto elettriche! Ah! Ma data la scossa! Che vendi qua? Epibide, ah. Perché non ho visto neanche le cose lì a stazione. Sì, basta dici uno che. Ma strappate la colonnina. Vedi, allora. Chi? No, a chi? A te? Vedi, non manca a farlo apposta. Ma tu non sei di Firenze però. Acciaio, Lampredotto, Firenze. Un trippaio. Ah, è Lampredotto, ok. Il trippaio sarebbe quello che. Lampredotto è il quarto stone. Sì, tipo la trippa. E però ho vissuto 14 anni a Roma. Conosco bene Roma meglio di sta piazza. Ah. Quando mi sono sposata a Roma 70, sono andata. Roma 70 qua, vicino alla Montagnola. Via Grotta Perfetta. Io abito là. La via Grotta Perfetta. Sì, io abito là. Via Valle del Grottone, dove c'è. Questo dalla parte della Montagnola. Ah! Era un vivaista a Quarto Miglio. Ah! Quarto Miglio c'era anche. Conosco benissimo, tu stavi là. Ma io sono 80, siamo già 7 anni. Ah, ok. Lavoro e ti sveglio, però Roma la tengo nel cuore, io vengo a Roma, ma la stazione mi fa pigliare, non lascio che sia una gruppa. Mi fa pigliare male. Lo so, è un po' problematica. Ciao! Buon lavoro! Ciao! Io ho visto quello in Roma. Sì. Ciao, piacere, sono Amedeo. Ciao, ciao caro. Ciao. Grande questa. Ciao. Grande tutta Firenze a lui. Tutta Firenze. Sono bravo lui. Ciao. Ci vediamo con lui. Grazie. Siamo svegli. Ciao, ciao. Rimaniamo svegli. Sulla destra è una vecchia casa torre. Se non erro. Vecchia casa torre? Sì. Comunque a Firenze non è come pensavo, tipo Bologna dove vai si mangia. A Firenze ci stanno un sacco di negozietti tipici, vedi questo che c'ha, che ne so, i merletti, i reggiseni. Questo è storico. Dal 1895 poi. Poi ti fa di là da te qui dietro, sì. Va bene anche lì. Questo è uno degli ultimi, ma se non l'ultimo proprio nel segnale. Qui c'è, non è tanto, c'è anche un ottimo chioschino dove fanno il Lampredotto da 10. Qua solo Lampredotto? Trippa. E in Sant'Ambrogio. Se non mangi il Lampredotto a Firenze ti guardano male, capito? A seconda dei gusti poi. Vabbè, chi è diciamo vegetariano si mangerà qualcos'altro. Ah, qui c'è, vedi che bello qua sotto il mercato? Guarda, un mercato sotto a un colonnato del genere. Pazza bello! Piazza del Mercato Nuovo, infatti. Se la potevamo venire a prendere qua maglietta. Sì, c'eravamo 39 intanto. Guarda, ci stanno quelle di Firenze, i giacchetti da moto. Andiamo a vedere il maialino, va. Il maialino è di là. Ma le fontane non ce l'avete a Firenze, quelle dove si beve? Non ho vista una. Ci sia. Oh, non ho vista una. Che di solito al mercato ci stanno sempre. Oh. Firenze c'è una tradizione di pelletteria impressionante. Vedi? C'hanno tutti questi prodotti. Ah, questo è cinghiale, non è maialino. Questo è il cinghiale. Cinghiale. Gli devi mettere. Ma io non ho capito, gli devi mettere i soldi dove? L'altro di quelli veri c'avevamo a Roma. Gli estrofini il naso e metti i soldi. Ce l'hai i soldi? No. Ma no, ma io non lo tocco quel naso, hanno toccato tutti. Sei malattie. Ipocondriaco fissato, paranoico, germofobico. Ho capito, se geronto. Ci saranno state 5.000 persone qua che hanno strofinato sto naso. Ce l'hai il tuo prodotto? Ah, ho capito, ma vedi. Certo, certo. Tieni per fuori, cica. Fatti spiegare, non devi andare dritto. Vai Mattia, fai vedere che sei un campione. Niente. E se non va là?
Chi c'è stavo io? Che devo fare? Questo bocco accarezzo qua e poi devo accarezzare. Sei pronto che vado giù? 3, 2, 1. Deve cascare dentro praticamente. Se può riprendere, porta male. Ma che porta male? Sì. Mobbi tutti i sordi. Ciao cinghia, mi dai per favore adesso? Sì, l'ho detto io. È vero perché ti faccio disinfettare le mani ovviamente. Ha toccato di tutto e di più. Vai Porcellino. Olè. Poi la forza usanza di raccogliere i soldi come Fontana di Trevi, cioè spieghi? Tutte le città ce l'hanno? Dove si raccolgono soldi ti inventi di tutto. Ogni volta uno si inventa un'usanza, dice porta fortuna. Ciao! Oh, qua c'è proprio movimento. C'è pure la bottega del tartufo, pigliano un tartufo per tua moglie, no? Glielo porti, quello sai? Per la bambina. Per la bambina, un tartufo per giocare così con i sì, riguazzi. Così, al volo. Per ma prendere e tirare. Euro. Sì, mezzo sacco. Che umiltà questa, ho mangiato una botta. Ci sono venuti tipo 12 volte a Firenze, 15. Guarda che bel vicoletto. C'è Faraoni. Ciao. Ma questa è l'Italia. Guarda che bel negozio dei giocattoli, gadget. Oh, questa è proprio una bella piazza. Siamo arrivati, Palazzo Vecchio. Mo dici vecchio perché... è Palazzo Vecchio, se no faccio tagliare. Ah. Come si chiamano quelle statue che stanno lì davanti all'ingresso? Guarda un po' chi c'è a sinistra. Il grande David. Ah, non è quello. Anche il Bianconi. Questa è una piazza veramente imponente, dai. Però lo vedete? Diciamo l'icona della proporzione, dell'equilibrio, delle simmetrie era il popolo greco, che ha dimostrato al mondo intero che la dimensione del pene è così. Andiamo a vedere il pene. È così. Facci caso. Ma infatti i guru i greci sono tempi, loro. In tempi antichi il pene grande era volgare. Sto pene piccolino che credeva bene. Qui siamo nati. Poi noi col tempo, adesso noi qua il pene grande, Rocco Siffredi, capito? Non va più, non è moda. La moda è il pene piccolo che sta bene col pantalone. Guarda quello che muscoloni è il pene piccolo piccolo. Per darvi miro in una direzione. Mi sentiamo qui. Cerchiamo gli altri la spiegazione. Sta per il Papa, però non so del Papa. No, è. Lo scardinale. Sa di che il Papa è meglio. No, perché ovviamente è stavo. Non è vero. Guarda che muscolone. Ma borseggiatori qua. È pieno. Sì, eh. Si nascondono bene. Si nascondono bene. Qua i borseggiatori si mimetizzano tra i turisti. Sì, sono tutti vestiti bene. Ma non sono, oddio, mo sto pensando. No, non sono, no, non sono. Sono di tutte le nazionalità, di tutte le etnie. Evidentemente sono loro, però non si riconoscono più perché talmente si sono... Camuffati. Grazie. Ho pure paura però. Di Roma quindi siete, vedi? Sento l'accento romano. Testaccino. Ah, top. Grazie. Ciao. Si mimetizzano, si vestono bene, cappellini, borsettine firmate. Qui dalla ridente Firenze, noi vi salutiamo, ci siamo fatti un giro per il centro, abbiamo incontrato persone, cose, negozi, locali, eccetera. Se volete che torniamo a Firenze, fatecelo sapere nei commenti. Bellissimo. Ti piace, eh? Però non hai mangiato oggi? No. Perché c'è la grigliata. È vero. La prossima volta mangiamo però. Va bene, la prossima volta si mangia da Cicalone, al ristorante mio. Ciao ragazzi!